Diciamo che quando si fanno le prime Olimpiadi si va lì per divertirsi e per scoprire com'è l'Olimpiade. Si cerca di dare il meglio e poi se si vince è la cosa più bella del mondo. Le Olimpiadi del 2004 sono state molto belle, organizzate bene. Purtroppo la gara di qualifica è stata prima dell'apertura delle Olimpiadi, quindi i record olimpici non sono stati battuti. La location era molto, molto bella e vincere ad Atene, dove tutto è cominciato, è un valore in più. La medaglia ha aiutato a dare il massimo ad ogni gara che faccio e fondamentalmente sono rimasto lo stesso, non sono cambiato tanto. E ogni gara che faccio cerco di vincere. Vedo che ci sono sempre più arcieri giovani, quindi è sempre più difficile fare punteggi alti, i punteggi stanno alzando tantissimo. E finché riuscirò, continuerò. La mia testa non è come il fisico, nel senso, c'è sempre passione per le Olimpiadi, c'è sempre voglia di vincere e di dare il massimo anche per la squadra. Noi adesso dobbiamo ancora qualificarci per Tokyo e a Parigi dobbiamo arrivare tra i primi tre. Al momento sono tra il terzo e il quarto posto, ancora non hanno deciso chi andrà a Parigi per prendere i posti per le Olimpiadi e ce la stiamo ancora giocando. Grande Marco. Sarebbe la conclusione di una carriera, cominciare con una medaglia d'oro e finire con una medaglia d'oro.